Ma attenzione, in Italia c'è una grande attrice che forse non tutti conoscono. Lei ha partecipato ai grandi film di Macho Ivo e anche di Herbert. Questa donna si chiama Anna Pannocchia ed è, poverina, una ragazza che è leggermente tutta stronza dall'87, e questi due bastardi gli hanno fatto una bastardata incredibile. Sfruttatori! Bastardi. Hanno trasformato la bastardata nel casting di Anna Pannocchia. È bruttina, leggermente sovrappeso. È l'attrice di punta dei video di Macho Capatonda. Macho Capatonda. E una delle protagoniste del film L'uomo che usciva la gente. Mazzo! L'uomo che usciva la gente. È rimasta tutta stronza dal 1987 ed è convinta che per entrare a far parte del cast dello zoo debba fare una serie di casting imbarazzanti. Ivo Avido e Herbert Ballerina Stronzo presentano il casting di Anna Pannocchia. Oggi Anna dovrà seguire le indicazioni dei menomati mentali mentre passeggia per Piazza Cairoli, circondata da migliaia di passanti increduli. Pronto? Ade? Sì. Sono Herbert. Dimmi. Tutto a posto? Mi ha detto Enrico che mi avresti chiamato per un casting. Ho capito, abbiamo da fare, ti ho chiamato adesso. Ciao, ci sono anch'io, Innanzitutto ti volevo dire che per farti fare questa prova mi sono messo di mezzo io, quindi non mi fare figuracce. Vabbè, senti, stai ascoltando. Mi senti? Sì, ma con chi parlo? Sono Enrico, siamo tutti e due, non ti preoccupare, siamo tutti e due perché se in viva voce ti sentiamo entrambi. Allora, tu lo sai che noi stiamo facendo lo zoo? Sì. Tu, a te ti può interessare fare qualcosa in radio all'interno dello zoo? Sì. Però, cioè, chiaramente devi farci. Io voglio far ascoltare agli altri quello che tu sei in grado di fare, no? E volevo innanzitutto capire, uno, all'interno dello zoo, che animale volevi fare e farlo sentire a noi, perché poi lo facciamo sentire a loro. Però deve essere una cosa audio, ovviamente. Aspetta un attimo, di pure che qua. Cioè, sì, per fare radio, Ade, comunque devi essere. Devi essere brava a cambiare voci, a fare voci diverse. Tu le sai fare queste cose, sì? Innanzitutto volevamo capire quale tipo di animale potevi fare all'interno dello zoo, e ora noi te ne diciamo 5, tu provi a imitarli e glielo facciamo sentire. Sono in pubblico. Bene, meglio così, meglio così, perché non devi essere timida davanti alle persone, sai, il radio è tutto in diretta, devi stare molto pronta, non vergognarti, essere precisa, insomma. Che ne so, proviamo con la scimmia, che è facile, prova a farmi sentire la scimmia. No, non male, la scimmia, mi piace. No, questa non è la scimmia, Ade. Questa è il bubone. Senti. Allora dai, sciogliti un pochettino, fai con me questi esercizi di respirazione, fai 1, 2, 3. Penso la piazza. Aspetta. Tipo la scimmia, per esempio, la posso fare pure io, vedi, la scimmia fa tipo così. Bravo. Ma qual è la classica scimmia? Tu quale stavi facendo? Il bubone. Il bubone non è quello che si prese, quello che si pulisce il culetto, quello che. Il babbuino volevi dire. Quello lì. Grande. Se ti puoi mettere in un luogo abbastanza centrale, insomma. Ma no. Ok? Dove comunque c'è qualcuno, in modo tale che tu dimostri di non vergognarti, giusto? Sì, dai. Prova a fare, allora, al centro, mettiti lì a Caiazzo, dove c'è un pochettino di passaggio, immagino, c'è la fermata della metropolitana, e fai il leone. È il leone? Vai. Però più carica. Tu mi devi dire la verità, noi ci conosciamo tanto tempo, la vuoi fare questa cosa oppure no? Sì, però se non mi fai i veri versi non li riesco a fare. Ma io devo fare il leone, che ne so io come fa. Ma questo è l'esorcista della. Oggi posso fare l'asino. Quindi vabbè, facci sentire l'asino, dai. Però lo faccio meglio, però. Ma che è Inter. Passione, più foga! Ma non posso spaccare il solo. No, devi spacca tutto, vai. Vai. Ricordiamo a tutti che comunque Adelaide sta in Piazza Caiazzo a Milano e sta facendo questo casting telefonico, Allora, fai così facciamo la. Chiudiamo questo casting così. Allora tu ora fai. Ti metti al centro e fai
urlando per presentarla, per forse la prima volta che viene potrebbe dire così anche, magari fai così: io sto urlando, io sono Anna Pannocchia e faccio l'asino forte, lo fai, però Ade, caricato con tutta la tua aggressività che noi conosciamo. Ade, io sono Anna Pannocchia e faccio l'asino. Perfetto, ciao Ade, grazie, no, grazie, no. Ci risentiamo dopo, ciao, 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 grazie. Ciao. Il casting di Anna Pannocchia. E tra l'altro Anna Pannocchia non è solo una grande attrice, è anche un bel bocconcino.